Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Al Kennedy si gioca Napoli-Catanzaro, gara valida per la sesta giornata del girone C del campionato Under 16. Gli azzurrini cercano ancora la prima vittoria in campionato, hanno collezionato 3 punti in 4 partite. Il Catanzaro è dietro in classifica, a quota 1 punto, occupa l'ultimo posto insieme alla Juve Stabia. La prima azione pericolosa è di Marca Napoli al 5° minuto, sugli sviluppi da calcio d'angolo, ci prova Chiaiese di testa, bravo De Sensi a deviare in corner con un colpo di reni. La risposta del Catanzaro è al 7° minuto, con il gol dell'1-0, lancio lungo di De Sensi, azzurrini beffati, Calafiore, serve Zangari che a tu per tu con Amendola non può sbagliare, è 1-0 Catanzaro. Il Napoli ci mette solo 3 minuti a pareggiare i conti, al 10° minuto cross dalla destra di Liccardo, colpo di testa di Chiaiese che batte il portiere avversario sul secondo palo e 1-1. Al 27° il Napoli ha l'occasione per andare in vantaggio, Condemi entra nell'area del rigore del Catanzaro e tenta il tiro di piatto, De Sensi respinge. 10 minuti più tardi ancora Napoli in avanti, palla sulla fascia sinistra per Chiaiese che la mette all'indietro con un cross basso per Condemi che tira con il corpo all'indietro, sfera alta sopra la traversa. La ripresa inizia sempre con il Napoli in avanti, al 17° c'è un intervento dubbio, Manè supera distante che affossa l'azzurrino ma l'arbitro fa proseguire. Restano tanti dubbi su questo intervento del difensore del Catanzaro. Al 25° si fa rivedere il Catanzaro in avanti, D'Ippolito si riesce a girare in un fazzoletto e tira, Amendola si allunga e devia in calcio d'angolo. Al 42° inizia il forcing del Napoli, azione dalla destra, Pengue scarica per Manè che dopo non essere riuscito ad andare al tiro passa a De Rosa che ci prova, sfera che termina abbondantemente alta sopra la traversa. Al 45° grandissima occasione per il Napoli, su azione da calcio d'angolo, dopo batti e ribatti in area ci prova De Rosa ma il pallone non ne vuole proprio sapere di entrare in porta e va di nuovo in calcio d'angolo. Sull'angolo successivo ci prova ancora una volta De Rosa sul secondo palo, Castro respinge all'altezza dell'area piccola. L'arbitro fischia 3 volte, 4° pareggio in 5 giornate per il Napoli Under 16 di Liguori, il quale deve ancora vincere una partita. Il cammino degli azzurrini proseguirà domenica prossima in trasferta contro la Juve Stabia, ultima in classifica.